September 21st, 1987. It's been 1 year since I first went inside that house. I have to finish what I started. What I am about to do has not been approved by the Vatican. Salve a tutti gente, benvenuti qui a un nuovo episodio di Gioco Veloce. Dunque, questo gioco si chiama Fate ed è un gioco horror in stile retro, come potete notare. Devo dire che dalla voce sembrava più il personaggio ad essere posseduto che il personaggio che incontreremo più avanti magari. Come potete vedere dallo stile del menu, è un gioco che parla molto probabilmente, anzi ho letto un po' la trama, parla ovviamente comunque di possessione, quindi siamo un po' alla, diciamo, oh mamma mia, un po' alla situazione un po' da esorcista, ecco. E in pratica noi siamo questo prete che praticamente ritorna in questa casa in cui con un suo collega hanno cercato di esorcizzare una ragazza, ma è andata a finire male ed è uscito solo due persone, sono uscite soltanto vive due persone. Una è lui e probabilmente l'altra è la ragazza. Dunque, non perdiamo tempo, io di questo gioco ne ho sentito parlare molto, quindi sono curiosa. Vediamo. Ecco, noi siamo davvero? Beethoven. Oddio, guardate, posso spannare la croce. È proprio un gioco molto molto fatto indietro. Esci da questo corpo. Esci. Tantissimo. Cosa cazzo era quella roba? Oddio. Ciao cervo. Dove vai? Ti esorcizzo, dove vai? No, ma è bello che c'è Beethoven di sottofondo tutto tranquillo. Merda. Mortis. Mannaggia me. Mamma mia che ansia. Mi ha messo qualcosa. Viene spannato in giro a caso. Ok. Pum. Devo praticamente indirizzare la croce dalla parte che mi serve, ok? Quindi se vado di qua, così, ok. Devo stare attenta. Chissà che cosa dice. Esorcizziamo il pozzo. Sei stato invitato a celebrare il compleanno di Nate e Jason. Ah, sabato, maggio, 3 maggio, sabato, ok, alle 12, la tornerai, direzione, ok, è un biglietto di compleanno per qualcuno, per due bambini, immagino, ossa, Bob, i ragazzi, io, ci manchi molto ai ragazzi e a me, ci manchi ogni giorno, i gemelli e mi... e Amy hanno cominciato ad andare a scuola quest'anno. Ok. Ok. Oh, wait. Oh, yes, we can with cover. I ragazzi, i gemelli non hanno problemi nelle loro occupazioni. Ieri loro sono tornati con le loro mani insanguinate. Credo abbiano trovato un cervo morto. Ma non penso sia stata una buona idea toccarlo, immagino proprio di sì. I feel him. Penso abbiamo un problema con i coyote.
Invece io credo che si tratti di quella cosa là bianca che abbiamo incontrato, ragazzi. Ok, hanno un problema con i coyote. Pensano che sia un problema con i coyote. Tutto questo proprio il giorno dopo il compleanno dei gemelli. Non posso aspettare più, non riesco a aspettare più che torni. Vabbè, vuole che torni a casa questo Bob. Probabilmente deve essere il padre. Via. Yeah. Ti esorcizzo, sazio. Che c'è questa casa decrepita? Questa è la casetta? Ah, la casa dei Martin giace praticamente da anni, da centinaia d'anni, fuori dal Shake Mad Wind. Penso che sia praticamente una strada. Non c'è, ok, a grave path, most comes and grass. It's most difficult to find the house, especially. Ok, è difficile trovare la casa perché sono, vabbè, nascosti. Padre Alred, ah, siamo noi. Ah, forse queste sono memorie di quando è successo. Padre Alred sembra sapere dove deve andare. Lui semplicemente guida di fronte a noi finché non arriviamo alla casa, vabbè, praticamente. Old shed, splendid. Ah, mi spiega che dobbiamo, che deve essere fatta una rara performance di, ok, di esorcismo, away from the house, but i Martin hanno insistito che Amy rimanga dentro. Ok, praticamente stanno spiegando che devono fare questa cosa, di solito non dovrebbe essere fatta in casa, credo, ma i Martin... Ah, Amy era posseduta. E credo che quel cervo allora non fosse stato un coyote a ucciderlo, eh? Perché non ci sono più? Me lo vuoi fare lo scherzetto, vero? Vero? Esci da questo corpo. Ok, andiamo via. Pubblica lettura. By Carl James Obscurn. The Connecticut Historical Connection to Witch. Perfetto. Satanism and the Best System. Yeah! La connessione storica tra stregoneria, satanismo e il sistema della bestia. Ma certo, sento che c'è qualcosa che non va in tutto questo, ragazzi, non so voi. Devo dire che proprio... un tranquillo posto. Oh, oddio, mio dio cervo, mi ha fatto pigliare un colpo. Ha cagato una... Padre Garcia. Let's Michel David from your care and return him to his home immediately. And a church connected. Ok. Oddio! Fermi tutti! Che quello sia un prete posseduto? Oddio! Ragazzi, che... Vi giuro, che ansia! Questa deve essere la casa. Ok, quindi abbiamo capito che qui c'era una situazione abbastanza interessante. Allora, Mr. e Miss Martin ci ringraziano e di fronte alla porta, e Mr. Martin ci porta giù per le scale nella cantina e ci spiega che Amy era sotto... Vabbè, sotto praticamente, lì sotto in sostanza. Li ho lasciati. C'era colpa e vergogna nella sua voce. E beh, se tua figlia... Vabbè, non capisco perché. Amy era...
In una parte molto, diciamo, dietro alla... Era... Back off the attic in... Oh, ah, era sulla... Vabbè, era nella... Ah, nella... Ah, nella... Sì, scusate, nella... Oh mio Dio, nella soffitta. Nella soffitta. Su una sedia, perfettamente calma. Stava davanti a noi. È difficile descrivere lo sguardo sulla sua faccia. Non era un tipo di sguardo che un bambino doveva avere. Quindi immagino dover andare su. Esploriamo un po' questo posto, ragazzi. Esci da questo corpo. Niente? No, niente. È tutto molto calmo, devo dire. Devo dire che questi bambini vivevano in un luogo molto ridente e felice. Chissà chi sono qui, però. Però è strano che ci sia quel tizio lì. Mi sa che qualcuno l'ha fatta impossessare a questo punto, no? Credo proprio di sì. Ah, c'è un quadro, scusatemi, non l'avevo notato. Esorcizziamolo, perché esorcizzarlo è importante. Noi esorcizziamo tutto. Se questa è la bambina, sicuramente esorcizzata. C'ha una faccia che, mentre guarda la madre, che è qualcosa di spaventoso, non so voi. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa. Esorcizza la paperella. Sta esorcizzando la paperella, davvero? Questo gioco esorcizza tutto. Non mi sento sicuro, ma credo che sia la madre o la figlia. Vabbè, non mi sento sicuro. Non mi sento più sicura o sicuro nella mia stessa casa ormai. Sento delle voci al di fuori, tutto intorno alla casa durante la notte. Non lascio che i gemelli vadano fuori tra gli alberi a giocare, perché ho paura di cosa potrebbero trovare lì fuori. La casa stessa sembra come stressata, stressed, vabbè, distorta. È come stare camminando attraverso vabbè, comunque, una carnival? No, credo che sia carnivoro. Vabbè, comunque, le condizioni di Amy stanno peggiorando. Non posso stare vicino a lei. E non so il perché. Lei semplicemente non sembra, semplicemente non sembra più lei, come se fosse se stessa. Voglio prenderla e portarla da un dottore. Non posso lasciare i ragazzi qui. Ho trovato il telefono che ha smesso di funzionare. In questi giorni e ora ok, ha smesso di funzionare il telefono e ora non posso neanche sembra che non riesca a trovare le chiavi della casa della macchina, scusate. Grazie a Dio, Bob tornerà a casa domani. Ok. Esci da questo corpo. Esci. Ah, c'è che ha un suo perché comunque. Cos'è sta roba? Che cacchio è? Ma che è? Boh. Cara Amy, grazie per avermi iscritto. Mi illumina sempre la giornata sentire le tue notizie. Nella tua lettera tu mi hai domandato delle cose molto strane.
Mi sembra. Non ho visto missionari. Nell'area dove stiamo lavorando ho conosciuto molti, diciamo, oddio mio, abitanti, ecco, che praticano Quimbamba. Quibamba. Deve essere qualcosa, una tipo di religione pagana. È un tipo di mix tra cattolico e africano, religioni africane, bene. Oddio, no. Manichini, no. I manichini, no. I manichini, no. Oddio, vediamo di andare qui. Bene! Bene, direi che la cosa funzionerà. Allora, i genitori di Emily non potettero sopportare il procedimento del rito per lu a lungo. Mister e Miss Martin. Allora, Miss Martin era isterica. Le cose che erano dentro Emily erano uscite. Facevano uscire la sua stavano facendo uscire la paura. Allora, padre Alred mi ha chiesto di portare i Martins sopra, sulle scale, ovviamente di sopra. How to manage to get them back up the stairs. Allora, è stato un lavoro molto fisico, difficile da portare su e li ha portati in cucina. Amy stava urlando madre, madre tutto il tempo. Fanale. Finalmente sono riuscita a farli sedere nella cucina. Ok, cioè ho fatto una fatica boia a farli sedere, ok, perché questa continua a urlare. Dopo pochi minuti potevamo sentire più niente nel basamento. Ok, è andata male. Sono andato a cercare per vedere com'è andata. Ho trovato padre Alred sdraiato sulla schiena, incosciente, con le braccia credo sprezzate. Oddio! Emi non era nella sua sedia, sì. Immagino che sia andata di merda alla fine, eh? Ok, andiamo a vedere cosa c'è qui. No, 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 oddio, 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 via, 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 via. Che succede? Che sta succedendo? Oddio, che cacchio è? Oh mio Dio. Sei tu posseduto, non lo è lei, secondo me. Sono sicuro che lei adesso mi caccerà. Ok, facciamo attenzione. Oddio, mi sta cacciando. Stronza. Merda. Oddio, la stavo per ammazzare. Non mi ha ammazzato, strano. Ragazzi, sono spaventata un pochettino. Oddio, quella roba è bruttissima. Eccola, sta venendo lì. Ok, ma stai giocando con me? Maledetta, sta giocando con me. Maledetta. Ah, appare una cosa lì un po' a un certo punto. Ok, però, figlioli, devo capire cosa. Vai, vai, vai! Upstairs? Di sopra? L'attica, sì, l'attica, scusate. La cosiddetta cantina.
sì, la soffitta, dove stava lei? Stava, sì, allora, il rituale è stato fatto in cantina e invece lei stava in soffitta? Che c'è qua? Vediamo un po'. Karen. Allora, Karen, la chiesa forse ti contatterà tra pochi giorni, in pochi giorni, per dirti la loro versione di che cosa mi è successo. Io voglio che tu se la senta prima da me. Ok. Un anno fa. Un anno fa ero. Ah, questo siamo noi. Un anno fa. Sono stato coinvolto nell'esorcismo di Amy Mertin. Con sede. Che quello che stanno dicendo sul giornale non è vero. Lei. Mio superiore, padre Arred, credo, with then. Quando mi sono confrontata con lei, confrontato con lei ha tagliato il potere della casa e i propri parenti con le proprie. Manca qualcosa, mi sa che ci siamo persi qualcosa per questo che non. Ok, c'è qualcosa che è stato tagliato. Tornerò in quella casa. Tornerò in quella casa. Voglio tornare in quella casa. Gli incubi che ho avuto sono reali. Lei è ancora lì. Che mi sta aspettando. Posso ancora aiutarla. Se non tornassi indietro. Mensa, ragazzi, non c'è niente di. Forza, 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 forza. Via. Non facciamoci ammazzare come degli idioti. Coraggio, coraggio, esci da questo corpo, maledetta! Mio Dio! Mi sbaglio, è diventata più veloce. Oh, manna. Merda, non ci riesco. Forza. Ah! Dai, forza, muori, maledetta! Muori! Oddio, oddio, secondo sta, terzo sta, oddio, oddio, oddio. Smortis. L'è spuntata una mano. Va! Che figata. Cazzo. Ah, fa un percorso, devo. Io ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Non so che succede, ma. Esci da questo corpo. Esci da questo corpo. Oh, Dio, sarò morta 40.000 volte. Maledetta, maledetta. Dov'è finita? Mo, dov'è finita? Se n'è andata dalla finestra e vola posseduta. Esci da questo corpo. Oh, cazzo. No, vi giuro, vi giuro, vi giuro, vi giuro. Vi giuro, vi giuro! Come stavo impazzendo! Dove stiamo andando? Perché sto andando qua? Vabbè, fa niente. Dovrei scendere, immagino, perché è caduta di fuori, no? Quindi usciamo di qua. Madonna! Che fatica! Kill her! Ma non dovresti tipo salvarla o roba di questi generi? Famiglia?
Non c'è qualcosa che possa aiutarmi? Tipo lì, cosa c'è? Qui non sono più scesa dopo che è successo quella roba, vedo? Eh no. Eh no. Quindi dovremmo andare. Quindi dobbiamo ucciderla. Sostanzialmente. Una pistola. Vabbè. Dov'è finita, mo? Allora. State attenti. Ho una sigaretta in mano. Potrei uccidervi tutti. Eccola, eccola. E siamo giunti alla fine. Esci da questo corpo. È tutto troppo tranquillo. Troppo. Molto troppo tranquillo. È cambiato tutto. Praticamente tutto. Direi che ora dobbiamo tornare alla nostra macchina, quindi no? No, è qua. Molto bene. Direi saliamo. Non è finito niente, eh? Che succede? Game holder? Assassino? Ah, ci sono cinque. Ah, cinque finali. Oh, police arrest a man accused of murdering missing girl. A New York man is un uomo di New York ha confessato il suo omicidio di una ragazza che era stata era scomparsa. John Ward, sì, credo sia Ward, della Pennsylvania di Palmira, era. Ok, erano già state. Ha ucciso. Ah, quindi ce n'è anche un altro? E come posso distruggere in altro modo? Non c'è altro. Non ci sono altre cose che posso fare, scusatemi. Bene, ragazzi. Yow!